Headshot. Double headshot. Ok, da dove entro? Mi sa che l'idea della porta principale è un po' da scartare. Rilevatore? Ah no, è una mina. No, da qui non si entra. E intanto direi di... Attenzione, l'alimentazione di emergenza è offline. Ah, dannata mina. E tanto da lì non potrei entrare lo stesso, quindi io lascio lì. Dov'è? Vabbè, violiamola. Tanto cosa da fare. Ok. Ok. E 4. Buono. Nano visione abilitata. Ok, sono in uno degli ingressi. Vediamo se riesco a trovare un modo per aprire sto coso. No, direi che non devo entrare neanche di qua. Allarme di sistema. Le valvole di sicurezza nella struttura di raccolta non sono più funzionali. Ok, questo mi sembra un buon modo per entrare. Trovato! Cosa abbiamo qui? Abbiamo... Boh. Come al solito. Sbaglio il pulsante. Laser. Merda. Manca questa. Uno. Due. Tre. Quattro. Perfetto. Nell'acqua. Posso nuotare. Attenzione, le squadre di ingegneri convergano immediatamente alla struttura di raccolta. Munizioni, bella. E F, non mi ricordo mai qua. Ah, no, munizioni speciali. Ah sì, prendiamo il Majestic 6. In effetti non sembra brutto. DSG termico? No, grazie, mi tengo il Typhoon. Merda! Chi è che mi ha visto? Ok, direi di ricaricare e possiamo andare. Su, su, giù. Giù! La torre di raffreddamento sta operando al di fuori dei parametri. Spegnetela? Geni. Munizioni. Un tizio. Due tizi. No, no, granata EMP no, eh. Dannazione. Ok, avete rotto le balle. Typhoon. Ora basta andarci coi guanti di piombo.
Sì, con i guanti di piombo. Certo, come no? Ah, i guanti di piombo. Quelli sì che sono guanti. Merda! Attenzione, è invisibile. Devo ricaricare un po' di vita. Setacciate la sua ultima posizione. Perché me lo sento tipo qua sopra? Parlano lì sopra. Ho ucciso quello che stava dicendo, vuoi giocare a nascondino? Ho bisogno di rinforzi, sono solo qui. No, non sei solo, ci sono anch'io. Merda, il Typhoon ha finito le munizioni. Ti prego, dimmi che hai un silenziatore. No. Attenzione, l'alimentazione di energia è ottimale. Au, au. Va bene, vada per uno scarab. Mia. Se proprio non posso avere di meglio. Merda. Quello è fastidioso. Arriva! Lancio un EMP! Controllare la tua ultima posizione! Giudente! Le valvole di sicurezza nella struttura di raccolta non sono più funzionate. Granata! A granata! Pronti alla detonazione! Eppure qui c'è qualcuno. Merda. Fatto. Oh cacchio. L'ho distrutto? Wow, 4 munizioni. Sì, l'ho distrutto. Ok, direi di tornare. Ah, giusto, c'era questo che volevo decodificare. Attenzione, le squadre di ingegneri convergano immediatamente alla struttura di raccolta. Yes! Typhoon! Oh yeah! Cos'è quell'obiettivo secondario? Usa i codici per entrare nella struttura del Nexus. Run for your life. Ho preso una freccia. No, ma questo non è l'obiettivo secondario. Quello è il cancello. Ci sono passato per entrare. Oh, li ho fatti fuori tutti. Posso andare proprio tranquillamente all'obiettivo. Corri. Che tra l'altro è qua. F. Perfetto! Dove stiamo andando? Oh, wow! Reazione alla visione. Stai avvicinando alla struttura di raccolta. Prova i due alternatori. Devi spegnerli in fretta, così possiamo disattivare il Nexus. Ok. Però io non mi fido molto, soprattutto del lag casuale. Allora, documenti, munizioni, documenti. Questo posto è blu. Ma che cazzo? Eppure lì c'è qualcuno. Come vuoi. Attiva la crew di manutenzione. Aspetta, prima mi prendo questi. E le munizioni, ma sono già full. Quindi attivo.
Perché si è spostata? Qui cosa c'è di bello? Munizioni. Granate? No, esplosivi. Ma ce li ho. C'è tutto di questi. Il fatto che mi rifornisca così tanto di munizioni può significare solo una cosa. Boss. Oh, qui sto cercando di ammazzare gente. Basta con queste visioni. Ora devo andare di là. Ah, ok. D'accordo, questo è facile. Ah, devo aspettare che mi si ricarica. Wow. Woohoo. Hardcore. Parkour. Qui c'è un altro. Niente munizioni stavolta. Bene, Romeo 1. Ora mandiamo in pensione il sistema. What the fuck? Perché nessuno mi avvisa? Merda. Troppo forte. Ricarica. Musichetta da battaglia. Andiamo. Dimmi che non mi puoi vedere. Non mi può vedere. Merda, c'ha gli scanner. Bastardo. Perché non ho energia? Merda! Questo posto ha qualcosa di familiare. Non avevo un cacchio di energia. I cambi di energia intorno al sistema X danneggiano le aree temporomediali del cervello. Abbiamo sperimentato allucinazioni, déjà vu, falsi ricordi. A volte addirittura veri e propri disturbi dissociativi. Del tipo? Non sono pazzo. Le visioni sono profezie, non allucinazioni. Qual è il mio nome? Prophet! Ho le allucinazioni che sono profezie, no? Fai 2x2? Perché ci siamo fermati? Ah, ok. Ovviamente non sono così idiota. Ok, come si killava? Senza far rumore. Sono altri due. Ok, va bene, non mi ricordo il pulsante. Non prendetevela con me. Pulsante per fare le kill rapide, non me le ricordo. Ok, è rimasto solo uno. Controllo. Controlli che? Ci siamo. Fa fuori quei bastardi. No. Grazie, Prophet. Grazie. Oggi sorgeremo e spezzeremo le nostre catene. Oggi è il primo giorno di libertà. Boh, io ho solo 3 munizioni. Se lo dici tu, di sicuro non sarò io a contraddirti. Non c'è niente. No, ok, niente. Psycho, sono dentro, sto violando i sistemi di sicurezza della cell. Che chiaramente... Sì, vabbè, bisogna girare la manopola, va bene. Gira! Rilascio barra di regolazione, spegnimenti. Blackout di emergenza attivato. Ma se tipo quella barra gli tiriamo un pugnazzo? Non è più comodo. Ah, non eravamo veramente all'aperto. Passaggio ai generatori secondari. Che figata. Proiezione display sistema X. Attenzione, contenimento sistema X fallito. Cosa? Cosa abbiamo combinato? No, non possono essere stati così stupidi. Cos'è questo coso? Siamo nella merda. Siamo nella merda. Ciao. Il chef Alpha. Ciao. Ciao. Oh, grazie al cielo, implosioni controllate. Quelle sì che sono utili. Autodistruzione struttura della 5.
No! Corazza! 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 Boom! Prophet, esiste la modalità corazza proprio per queste situazioni. Ti salva il culo, ma tu non usarla, mi raccomando. Quanto servirebbe in questo momento la modalità velocità che c'era nel primo. Quella sì che era una bella modalità, facevi uno scatto assurdo. Stai bene? Sì. È stato incredibile, cazzo! Ce l'abbiamo fatta! No, decisamente no. No, non è così. Il sistema X, la loro fonte di energia, era il Chef Alpha. Che tra l'altro sta sparando un'onda che ci colpirà in pieno, ora. Ha creato un temporale! Se le tue visioni sono vere, allora questa è la fine del mondo! Ma no! No, significa che no? Quel bastardo è libero e che ora posso ucciderlo. No, non ci serve, dai. Prophet, non fare l'eroe, va bene così. Ho appena messo le mani sulla banca dati Cell. E così ho scoperto il loro più grande segreto. Quella creatura era la fonte. Tantino in ritardo, eh? Il Chef Alpha è molto più potente di quanto pensassi. Ma quando ero vicino a lui ho visto cose che i Chef non volevano vedessi. Se possono entrare nella mia testa, forse io posso penetrare la loro e trovare un punto debole. Yes. Psycho, sai se c'è una culla qui vicino? Sì. Nel laboratorio dove la Cell mi teneva. Vediamoci lì fra 3 minuti. C'ha scritto 30, però vabbè. Ci sono cose che non si possono perdonare, Michael. Chi è Michael? Beh, direi che concludo questa sessione di registrazione qui e riprenderemo la prossima volta, dovunque siamo. Direi che, a quanto ho capito, adesso andiamo dentro una struttura, un laboratorio segreto, credo, dove c'è una culla che è praticamente, se mi ricordo bene, una sottospecie di sedia su cui ti siedi e si collega alla tuta. Negli altri capitoli diciamo che quella è stata molto utile per ottenere informazioni. Credo che faremo quello, poi andremo a combattere il Chef Alpha. Presumo sia questo il proseguimento, ma lo vedremo nelle prossime puntate. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace. Ci vediamo ad una prossima puntata. Bye bye.